musica, scritta e ascoltata tante volte, composta anche nelle ore più intense della notte, su una scrivania ricca e traboccante di libri spartiti all'interno di una stanza puntualmente disordinata, ha accompagnato oggi Padre Albino nell'ultima messa a San Francesco. La chiesa, animata dalle sue note, ha accolto parenti, amici ed ex allievi. Insieme a Don Piazza, Padre Albino è stato una delle figure religiose più amate nella città di Faenza, forse a causa della sua spontaneità, bonarietà e franchezza più volte oggi ricordata durante i funerali. Frate francescano trasmetteva l'umiltà dei suoi voti con lo stesso sorriso col quale dispensava consigli musicali o accoglieva le confessioni dei tanti bambini incontrati lungo il suo cammino. Sempre affabile e paterno, ha incarnato per oltre 60 anni la figura dell'orso Balù all'interno del mondo dello scautismo. Il ritratto dell'amico saggio bonario, affabile e paterno, sembrava essere ricalcato sulla persona di Padre Albino. Era il personaggio musicale, come nella trasposizione disneyana del libro di Kipling, anche se, al contrario dell'orso sul grande schermo, aveva sempre fame di conoscenza. Da tempo aveva capito che la musica, nella fede come nella vita, aveva la capacità di far vibrare i giovani. Le sue composizioni più volte sono state definite incisive ed effervescenti. Ricco di racconti, era un uomo che sapeva affascinare, anche nelle ultime messe per l'Immacolata, le sue messe dirette nonostante gli oltre 90 anni di età. Da qualche anno ormai il chiostro di San Francesco era diventato più silenzioso. Prima dell'avanzare della malattia era infatti facile imbattersi nelle lezioni di Padre Albino camminando sotto il porticato del centro parrocchiale, voci che si innalzavano ad arricchire il silenzio nel quale oggi è obbligatorio non sprofondare. Come è stato ricordato in questi giorni, compito delle città di Faenza e Castel Bolognese, il paese che lo aveva adottato con la cittadinanza onoraria, sarà ora non disperdere l'immenso patrimonio musicale lasciato da Padre Albino. Musicista e musicologo di valore internazionale, dopo aver insegnato a Firenze, Assisi e Bologna, ha visto il suo nome inserito nell'enciclopedia La Garzantina della Musica, l'opera di riferimento per gli appassionati, per gli studenti e gli insegnanti dei conservatori e per chiunque voglia avere un repertorio di informazioni sistematiche sull'universo musicale. Espertissimo di musica sacra, era uno dei pochi al mondo a conoscere la chiave per tradurre e rendere eseguibili i brani di musica gregoriana e medievale. Al contempo era un punto di riferimento per la musica popolare, maestro di numerosi musicisti in tutta Italia che attraversava spostandosi in treno, sempre in ritardo, a causa dei mille impegni. Il nome di Padre Albino Faenza è stato legato per anni anche a eventi come il Faenza Rock e il Pavone d'Oro, manifestazione che aveva contribuito a fondare e a cui parteciparono schiere di suoi allievi. Al mondo musicale cittadino il dovere ora di valorizzare e mantenere vivo il ricordo del proprio mentore.